Buongiorno ragazzi di Quarta, volevo proporvi un problema interessante oggi. Sapete quando andate, almeno andavate al cinema e vi davano quei coni con dentro i popcorn, oppure andate a prendere delle patatine che vi danno lo stesso perché vi servono dentro ai coni? Praticamente cosa succede? Dato un cerchio, cosa succede? Succede che prendono un cerchio, lo dividono, lo possono dividere magari in tre spicchi, spicchi di 120 gradi, 100, e con ognuno di questi spicchi formano un cono. Oppure possono dividerlo in quattro spicchi, questo cerchio, con ognuno di questi spicchi, con angolo al centro di 90 gradi, fanno un cono e vi riempiono di popcorn, di patatine, insomma. Ma siamo sicuri che quello che vi servono contiene il massimo volume, cioè contiene la massima quantità? Ecco, questo è un problema che possiamo affrontare semplicemente e con le nozioni che abbiamo. In più, però, alla fine dobbiamo farci aiutare da Desmos. Ecco quindi, formalizzo il problema da un punto di vista matematico e dico questo: fissato un raggio R, cioè supponiamo di avere un settore circolare di raggio fissato R e di angolo al centro X. X invece è variabile, che non sappiamo quanto vale, mentre il raggio è una costante, sappiamo che vale R, può valere 20 cm, 40 cm, 10 cm, non importa, ma vale R. X è invece variabile. Allora io mi chiedo, quale sarà il valore di X che mi rende massimo il volume? Quindi la formalizzazione del problema matematico è quindi la seguente. Allora, abbiamo un settore circolare che se io piego diventa un cono di raggio R, questo è il raggio del settore circolare, e angolo al centro X. Piegando opportunamente questo settore abbiamo il nostro cono. In questo cono l'apotema vale R. Ora, che cosa succede? Quanto vale questa circonferenza? Questa circonferenza vale esattamente la lunghezza di questo arco AB, chiamiamolo. Cioè l'arco AB e la circonferenza gamma sono uguali, perché ho piegato questo cartoncino, questo settore, e ho costruito un cono. Allora, questo è gamma. Allora, quanto vale questo? Allora, voi sapete che in un cerchio, l'abbiamo già detto tante volte, la circonferenza è 2 pi greco r, quindi se x è la misura in radianti dell'angolo, questo qui sarà xr. Quindi la nostra circonferenza gamma vale x per r. Ora, cosa mi serve per calcolare il volume? Mi serve il raggio di base di questa circonferenza, chiamiamolo R maiuscolo, e mi serve l'altezza, che chiamiamo h. Allora, qui si tratta di scrivere un po' di equazioni. Ad esempio, per calcolare questo R maiuscolo, intanto la lunghezza della circonferenza ce l'ho, mi scrivo che xr è uguale a 2 pi greco R maiuscolo. E da qui riesco a ricavarmi quanto vale R maiuscolo, cioè vale x per R diviso 2 pi greco. Quindi ho trovato il raggio di base del cono. Ora che cosa devo fare? Mi devo calcolare l'altezza h. L'altezza h la trovo col teorema di Pitagora, quindi mi scrivo qui h, scriviamolo qui, uguale radice quadrata di
R al quadrato, ipotenusa al quadrato, R piccolo al quadrato, meno R grande al quadrato. Ma abbiamo calcolato prima R grande, ed R grande è quindi R al quadrato meno X quadro, R quadro, fratto 4Y quadro. Allora, ho tutti gli elementi per calcolare il volume di questo cono. Quindi il volume di questo cono quanto varrà? Scriviamolo qui in giallo, perché questo è il calcolo del volume in funzione di x, naturalmente, perché io non so ancora quanto vale l'angolo x. Allora proviamo a calcolarci il volume. Allora, il volume è dato da pi greco raggio al quadrato per h diviso 3. Questa è la formula che vi serve per calcolare il volume. Allora qui scriviamo pi greco, scriviamo r grande al quadrato, che è questo, x quadro, r quadro, fratto 4, pi greco, quadro. Poi scriviamo per l'altezza è tutta questa, guardate qui porto fuori un r quadro che diventa r, così scrivo r radice di 1 meno x quadro fratto 4pi greco quadro. E poi c'è questo diviso 3, mettiamolo qui, diviso 3, avrei potuto anche scrivere 4 per 3, 12. Bene, dimensionalmente ci siamo, insomma, perché guardate, il volume ha una unità di misura r quadro per r, che è r al cubo. Questi qui sono radianti, quindi questi sono numeri, sono delle costanti che non influiscono. Bene, che cosa facciamo adesso? Vabbè, qui ci basta solo semplificare pi greco con il quadrato. Allora, questa funzione volume, questa qui è una funzione, chiamiamola v di x, che dipende da x ed è il volume del mio cono, il cui cartoncino ha ampiezza x, il cui settore circolare ha ampiezza x, e questa è data da pi greco, lo guardiamo un attimo, dunque x quadro r quadro su 12 pi greco, quindi x quadro r cubo su 12 pi greco, x quadro r cubo su 12 pi greco per la radice quadrata, e c'era 1 meno, andiamo a vedere, 1 meno x quadro fratto 4 pi greco quadro. 1 meno x quadro fratto 4 pi greco quadro. Allora, mi piacerebbe vedere questa funzione qual è il grafico di questa funzione. Allora, prendete Desmos e ve la disegnate, se non avete pazienza, continuate a seguire il video. Allora, prendendo Desmos, io l'ho già disegnata prima, di compito vi dirò, calcola il dominio di questa funzione, guarda se pari e dispari, sono tutte proprietà che adesso le vediamo bene dal grafico, però insomma cerchiamo di approfondirle. Allora, questa funzione sicuramente ha un massimo, cioè questo è l'andamento del volume. Che cosa mi dice? Mi dice, se tu prendi un settore circolare con angolo 0, il suo volume è 0, naturalmente, quindi passa di qui. Va avanti, il volume, man mano io il mio settore circolare, man mano è più ampio, il volume aumenta sempre di più, fino a raggiungere un valore, che è questo valore qui, massimo, che corrisponde a 5,13 radianti. Il volume diminuisce fino ad arrivare qui, e qui, se io schiaccio col dito, provate a farlo a casa, mi viene fuori 2pi greco. 2pi greco, invece qua mi viene 5,13.
Ora, che cosa vuol dire? 5,13 radianti, se fate il calcolo in gradi, trasformatelo in gradi, trovate circa 294 gradi. Quindi se io ho un settore circolare di 294 gradi, che cosa ottengo? Ottengo un cono di volume massimo. Vi faccio vedere alcune costruzioni con la carta che anche qui vi consiglio di fare per divertirvi. Torniamo all'inizio. All'inizio ho detto, supponiamo di dividere l'angolo in quattro parti, 90 gradi. Avreste un cono così. Bene, supponiamo di avere un angolo invece di 120 gradi, come questo, il cono, che forse è quello che va per la maggiore quando prendete i popcorn al cinema, ha questa forma, diciamo, al di là delle dimensioni, ovviamente R è molto più grande, però ha questa. Il famoso cono massimo, cioè il famoso cono che raggiungiamo con 5,13 radianti, cioè il cono con a questo punto con 5,13 radianti, cioè 297 gradi, è questo invece. Questo qua dovrebbe è il cono che contiene volume massimo. Voi direte, vabbè, ma più l'angolo aumenta, più il cono ha volume, più è capiente. Non è vero, perché dopo i 294 gradi si ha ancora il volume che sta diminuendo. Quindi questo qui, questo sembra un po' il kippah, quel cappellino degli ebrei, va bene così, non so se l'avete presente, però insomma questo qui è il cono di volume massimo. Spero di avervi interessato, ci saranno delle domande per approfondire alcuni passaggi del problema. Grazie dell'attenzione, a presto, arrivederci.